Allora, in Toscana ci sono stati 16 referendum, poi di fatto sono nati 8 nuovi comuni soltanto. È necessario rivedere tutto il sistema delle incentivazioni, secondo lei? Io penso che il sistema delle incentivazioni esistente sia efficace, però credo anche che vada rafforzato. Penso tuttavia che sul risultato dei referendum non pesi la scarsità degli incentivi, ma alle volte una scarsa maturità dei gruppi dirigenti che non sanno spiegare bene i vantaggi delle fusioni e alle volte anche delle oggettive ostilità nei cittadini. Però io penso che se noi mettiamo in evidenza insieme ai vantaggi economici di una fusione, tasse in meno, investimenti in più, spesa pubblica più efficiente, mettiamo in luce i vantaggi pratici, quindi che possiamo far funzionare meglio i nostri comuni, possiamo avere più semplificazione, possiamo essere più utili ai cittadini e alle imprese, saremo in grado di avere risultati nei referendum più adeguati, più positivi di quelli che ci sono stati in alcuni referendum tenuti in passato. Quindi secondo lei l'anello debole della catena attualmente qual è? Io penso che sia un dibattito che come tutti i dibattiti ha bisogno di una sua maturazione, ha bisogno di svilupparsi ampiamente. Del resto noi abbiamo cominciato in questi mesi, non si era mai fatto un convegno del PD della Toscana sulle fusioni, cioè non era mai questo argomento diventato un argomento politico centrale, ora lo è. Io credo che le cose dai prossimi mesi in avanti andranno per il verso giusto e anche a una velocità crescente.